Buongiorno a tutti, sono Umberto Cipri, 25 anni e faccio parte del terzo anno di Media Design. Prima di presentarvi il progetto volevo fare una breve premessa. Oggi il modo in cui viviamo l'informazione su internet è profondamente cambiato. Infatti da quando, con l'avvento dei social network, veniamo bombardati assolutamente di informazioni che magari non ci interessano, che magari interessano solo i nostri amici, magari non interessano nemmeno a loro. A questo proposito volevo farvi vedere due immagini. La prima riguarda Twitter, sono gli hashtag di tendenza proprio qualche sera fa. Se vedete lì sulla sinistra, su 10 hashtag, la maggior parte riguarda cantanti che interessano un pubblico di persone inferiore ai forse 16 anni, 17 anni. E l'unica notizia rilevante, l'unico hashtag rilevante è quello che riguarda l'offesa ricevuta al ministro Chiang qualche giorno fa. Su Facebook invece che succede? Su Facebook succede che ci troviamo spesso a cliccare delle immagini con delle guerre in Oriente oppure di bambini in Africa che non vivono proprio agiatamente e per solidarietà clicchiamo un mi piace. Però cosa succede quando clicchiamo il mi piace? Non succede assolutamente nulla. Non succede assolutamente nulla e le immagini che guardiamo hanno un effetto strano, perché sì, ci fanno in quel momento percepire la difficoltà che quelle persone stanno vivendo, ma effettivamente non ci fanno pensare, ragionare su quello che sta succedendo in quel paese in quel momento. Proprio per questo usare la rete è diventato abbastanza difficile, perché la quantità di informazioni che, come dicevo prima, ci vengono sparate è immensa e non riusciamo a sfruttare le potenzialità che questa rete ci dà. Le potenzialità della rete, forse perché appunto è troppo difficile o forse perché semplicemente non ne abbiamo il coraggio. Immagino di avere l'occasione di conoscere la verità. Il potere di dire quello che pensi. La forza di scatenare un movimento sociale. Ne avresti il coraggio. Il coraggio è il valore fondamentale su cui si basa il mio progetto. Il progetto si chiama Democrating e vuole diventare punto di riferimento per l'informazione libera e partecipativa. Il concept del progetto si divide in tre punti fondamentali. Il primo di questo è che non c'è democrazia senza informazione. Mitch Kapor dice che oggi ottenere informazioni da internet è come bere un sorso da un idrante. Oggi succedono così tante cose, abbiamo così poco tempo che informarci appunto è diventato impossibile. Bene, Democrating è il filtro. Democrating è un aggregatore democratico di notizie. Sulla piattaforma web sarà possibile aprire campagne monotematiche di informazione, sensibilizzazione o di ricerca, dentro le quali gli utenti potranno caricare delle notizie, delle fonti prese in rete e l'interfaccia che rappresenta queste fonti è studiata in modo da rendere l'accesso a queste veloce e soprattutto imparziale, perché ogni fonte deve avere lo stesso valore. Se ci pensate, questo riscrive un po' il modo in cui siamo abituati a fruire oggi dell'informazione che ci viene sparata dai social network o viene accumulata nei feed RSS insieme a tanta altra roba che non ci interessa. Il secondo principio è che non c'è democrazia senza confronto. Ad ogni campagna sarà associata una call to action e un sistema di rating. Questo perché? Per simulare le conversazioni tra gli utenti, che apriranno appunto queste campagne e le riempiranno, oppure tra brand, enti, associazioni e utenti, perché ogni campagna potrà essere appunto sponsorizzata e il brand potrà dialogare in un modo del tutto nuovo con i propri utenti. Al di là di quello che invece fanno i nostri competitors, ovvero farvi firmare petizioni che ormai non servono più a niente, oppure chiedervi di iscrivervi anche solo virtualmente a un partito politico, l'unica cosa che vi chiedo io è di avere il coraggio, appunto, il coraggio di conoscere, il coraggio di confrontarvi e, perché no, anche il coraggio di incazzarvi. Incazzarvi perché? Perché il terzo principio su cui si basa Democrating è proprio questo, che non c'è democrazia senza visibilità.
Oggi le vostre opinioni vengono mandate in giro magari dalle associazioni porta a porta, facendo firmare delle petizioni, vengono raccolte per strada, ma quello che la gente veramente pensa non riesce ad arrivare anche offline, perché adesso i social network sono diventati un muro del pianto, tutti andiamo lì per lamentarci e nessuno riesce però effettivamente a portare quelle lamentele sul mondo reale e a fare veramente qualcosa. Quello che vuole fare Democrating è dare voce alle opinioni delle persone e lo fa portando le opinioni in campagne di comunicazione non convenzionale fatte da artisti, agenzie o makers per portare attraverso la loro arte le opinioni della gente sulle piazze. Gli obiettivi perché facciamo questo? Per fare notizia, per muovere l'opinione pubblica e quindi fare democrazia veramente nel mondo reale. Perché in questo modo non sarà più il brand, l'utente o l'associazione che andrà dall'utente a cercare un consenso, ma sarà direttamente la persona a sentirsi coinvolta talmente tanto ad andare a cercare l'informazione, quindi ad avvicinarsi all'associazione. Il fenomeno, diciamo, sociale artistico è già stato utilizzato ovviamente da diversi anni e qui abbiamo alcuni esempi, per esempio a Vienna, dove quella che vedete è una campagna di sensibilizzazione contro l'utilizzo del suolo pubblico da privati, oppure a Helsinki, dove la centrale elettrica, dove degli artisti hanno proiettato una nuvola laser sulla centrale elettrica. Alla gente è piaciuta talmente tanto che gli artisti hanno chiesto: se voi riuscite a risparmiare energia elettrica nel corso di tot mesi, noi quella nuvola la lasciamo lì, anzi la ingrandiamo. Helsinki quell'anno ha risparmiato ben il 30% di energia elettrica. A questo punto vi faccio vedere un video che riassume un po' tutti i concetti generali di Democrating. Molto spesso le persone rimangono ferme a guardare il mondo solo perché non lo conoscono abbastanza. Succedono così tante cose e abbiamo così poco tempo che approfondire quello che ci interessa è diventato impossibile. Sta per arrivare Democrating, un posto dove possiamo raccogliere tutto ciò che serve per informarci in modo veloce, libero e partecipativo. Se vogliamo cambiare le cose, dobbiamo trovare dentro di noi il coraggio di conoscere, di confrontarci, di dire quello che pensiamo. In Democrating la nostra opinione conta davvero e viene valorizzata da artisti e makers che con la loro arte arrivano offline, nelle piazze di tutto il mondo, per permettere al nostro messaggio di sensibilizzare tutte quelle persone che restano a guardare. Non c'è democrazia senza informazione. Ovviamente Democrating però non nasce per fare beneficenza, anzi crediamo che una sostenibilità dell'organizzazione stessa possa garantire agli utenti la possibilità di credere ancora di più nelle azioni, nelle campagne che appoggiano. Perché? Perché Democrating garantisce, al contrario per esempio di qualsiasi altro spot pubblicitario di Pubblicità Progresso, per esempio, che viene mandato in onda per un mese, due mesi, tre mesi e poi viene dimenticato dalla gente, Democrating garantisce online che queste campagne siano sempre visibili e sempre aggiornate sia dagli utenti che dal brand che ha avviato l'iniziativa. Quindi abbiamo pensato di fare appunto le campagne sponsorizzate come quelle che abbiamo visto prima. Democrating che agisce proprio come consulenza tra, quindi organizza il messaggio da mandare sulle piazze e mette l'azienda a contatto con gli artisti e poi ovviamente le aziende prendono poi da queste campagne tutta una serie di dati che è possibile ricavare dalle opinioni della gente o dal modo in cui esse si relazionano con la piattaforma. Allo stesso modo per l'utenza consumer come ci facciamo i soldi? Dal display advertising come stile Facebook, dagli account premium che possono essere attivati e consentono una visualizzazione delle statistiche, come una serie ridotta di dati che diamo alle aziende vengono riformulati in infografiche particolari sempre fatte da artisti, e poi le campagne che non hanno l'appoggio delle aziende, che quindi magari non possono permettersi che un artista faccia un'opera d'arte e quindi che vada sulla piazza, la gente tramite crowdfunding può finanziare quella campagna e quindi assoldare
l'artista e fare un'installazione interattiva. Su democratic.org è già possibile richiedere l'invito, io ci credevo così tanto che ci ho voluto provare. Siamo già su Indiegogo e stiamo raccogliendo fondi per finire di sviluppare la beta, perché l'obiettivo è lanciarlo entro la fine dell'estate. Allora, questa è la, diciamo, l'home page della piattaforma. All'interno io queste che sono le campagne che per adesso ho provato. Quindi l'utente arriva qui, sceglie la sua campagna per o tra le più lette o semplicemente tra le categorie, magari la categoria che più gli è vicina, e può cliccare su partecipa. Per esempio, questa campagna è sul, c'è sempre questa domanda: quanto c'è di noi in rete? Ho ipotizzato che potesse essere sponsorizzata dalla Norton, la nota casa di antivirus, e all'interno di questa campagna gli utenti, sia la Norton che la Cinematech in questo caso, che gli utenti hanno caricato all'interno queste fonti. Le fonti sono tutte in bianco e nero, tutte perché hanno la stessa rilevanza. Io non vado lì e clicco sulla foto semplicemente perché mi piace di più la foto. In questo modo le rendo omogenee e non faccio disparità, perché una notizia non è più importante dell'altra. Leggo ovviamente proprio il titolo e posso cliccare all'interno e visualizzare la notizia. A questo punto io posso partecipare in due modi: posso o aggiungere la mia fonte, quindi per esempio aggiungiamo lo YED, io posso aggiungere la mia fonte, quindi comparirà il titolo e la descrizione che io posso modificare, perché magari non, spesso e volentieri i siti internet non hanno i meta tag corretti, quindi io posso andare a modificare il titolo se ci sono caratteri speciali. Eravamo su questa. La fonte YED è stata inserita insieme alle altre. L'altro modo di partecipare è appunto lasciare un commento, e quello, però, per quello vi invito a vedere direttamente l'installazione per visualizzare i commenti che hanno lasciato tutti i nostri colleghi direttamente sull'installazione. È stata sviluppata anche la parte per iPhone, come però non come applicazione nativa ma come web app. Perché parlando di democrazia, uscire solamente con un'applicazione per una sola piattaforma sembrava un pochino riduttivo o discriminante quasi. Quindi questo è l'iPhone, però. Se la faccio aiuto. Quindi ho sempre la possibilità di scegliere la categoria, di scegliere la, scegliamo un'altra magari, di scegliere la campagna. In questo modo visualizzo le notizie, sempre in bianco e nero, sempre setup una volta, compare il titolo e mi fa vedere di cosa si sta parlando. Penso di aver finito. Grazie. Sì, beh, tanto complimenti per la grafica, è molto bella, accattivante e diretta. Grazie. La prima domanda che mi viene in mente è: chi è il moderatore? Cioè, come si filtrano le notizie? Posso inserire qualsiasi cosa? Mi registro e posso scrivere che tutti a morte, non voglio vedere nessuno, che schifo, roba del genere? No, allora, il motto del sito è informazione libera e partecipativa, quindi ovviamente mettere una moderazione, una redazione che monitora le fonti arriva un po' poi a mancare lo spirito proprio del progetto. Quindi si è pensato a una moderazione da parte degli utenti delle fonti, un po' come avviene con i commenti di YouTube,
quindi l'utente può mettere che una fonte è più o meno interessante o più o meno adatta a stare in quella campagna. A quel punto, a seconda di quante segnalazioni ci saranno, la fonte verrà automaticamente tolta dal sistema. Dal momento in cui io inserisco un commento che possa essere anche contrario all'ordine pubblico, al buon costume, ci saranno delle parole chiave bloccate, alcuni link ovviamente bloccati per rischiare di cadere sul pornografico o su altro. Poi sì, la bella è proprio quella, avere il coraggio di creare una struttura del genere e di farla funzionare anche da parte degli utenti. Quindi anche l'utente stesso che utilizza questo sito in realtà dovrebbe avere una certa propensione a postare cose inerenti e a segnalare soprattutto quando, purtroppo, quando c'è qualcosa che non va. Come dicevi all'inizio della presentazione, in rete c'è di tutto. In rete c'è di tutto. E purtroppo la maggior parte delle cose non le vorresti neanche vedere, quindi fai bene a sperare in un mondo migliore e democratico, ma dall'altra parte dovresti ragionare anche su chi di pazzia ne ha abbastanza da rovinare un progetto del genere, quindi ok. Va bene, no, solo questo era la prima cosa che mi è venuta in mente, per il resto è molto impattante sia la presentazione che il sito, complimenti. Grazie. In realtà mi coglie di sorpresa, perché effettivamente anche io ti faccio i complimenti, è un progetto molto innovativo, molto bello anche come l'hai presentato, piacevole, chiaro, con probabilmente anche delle opportunità anche in termini di business da approfondire e capire bene come, però ci vedo delle possibilità. È molto delicato come tema, perché non è facile trovare le aziende che sposino le cause, però se come sono esposte potrebbe esserci delle opportunità. Una cosa non ho capito molto bene, e mi piace come l'hai presentato, hai parlato di coraggio, però non capisco il coraggio in che cosa consiste qua, cioè così ti dico, non ho capito niente in realtà. Ho detto è bello, ma non so perché è bello. No, perché il coraggio, in realtà quello che tu chiedi non è tanto una questione di coraggio, è una questione forse più di volontà di fare delle cose. Per quello, quindi spiegami meglio il concetto del coraggio. E l'altra cosa forse è che il passo successivo è molto bello anche il nome, però a questo punto come dargli quella forza, quella credibilità che in questo momento non è facile, cioè in questo momento uno se cerca un'informazione credibile probabilmente ancora deve tornare ai brand tradizionali, voglio dire al Corriere della Sera, alla Repubblica, comunque a quei brand che hanno una credibilità. Io parlo da quarantenne ovviamente, poi non so se magari sui ventenni ci sono altri brand che hanno credibilità, quindi da dove deriva, come pensi di ottenere quella forza, la credibilità, semplicemente dal fatto che c'è una diffusione dell'informazione? Allora, la differenza rispetto per esempio a un giornale classico qual è? Che qui è l'utente a fare la notizia, a cercarla la notizia, quindi per esempio non leggerò solamente ciò che ha scritto un giornalista italiano, come non guarderò solamente il servizio che ha fatto un giornalista del TG1 piuttosto che del TG5, ma essendo gli altri, quindi non solo io italiano, ma anche altri tipo stranieri a portare l'informazione su questa piattaforma, su quell'argomento, ho possibilità di vedere più punti di vista. Quindi la cosa in più è proprio quella, continuare ad aggiornarsi, avere un sistema che aggrega tutte le notizie insieme sullo stesso argomento, che provengono da fonti, n fonti, praticamente fonti infinite. Quindi quel qualcosa in più è proprio quello. Il fatto del coraggio è perché molto spesso, come dicevo prima, per esempio sulle immagini di Facebook, abbiamo il coraggio di mettere mi piace a un'immagine del genere, quindi a preoccuparci forse come se fosse una cosa nostra, quando invece non lo è. Quindi in questo caso dobbiamo avere il coraggio di informarci veramente su quello che sta succedendo, anche la volontà, sì, un po' anche quella. E il coraggio di dire effettivamente le cose come stanno così a me non piacciono, vorrei che cambiassero in questo modo. E avere il coraggio di non dirlo solamente a quelli che visitano il sito internet, ma di portarlo, di rischiare addirittura di influenzare l'opinione pubblica che leggerà la tua opinione su una piazza, sul centro a Milano, come potrebbe essere in centro a New York.
Quindi il coraggio è proprio quello, il coraggio di parlare a tutti, veramente, perché qui non si tratta solo più di scrivere su una piattaforma online, ma si tratta di andare assolutamente offline. L'obiettivo di Democrating è proprio quello, andare offline, portare l'informazione, creare l'informazione online e portarla a tutte quelle persone che offline o per motivi di tempo o per possibilità non riescono a usufruirne. Ok, quindi mi ero perso la parte dell'offline, quindi forse. L'offline è tutta la parte delle installazioni interattive. Benissimo, grazie. Allora, innanzitutto complimenti, prima di tutto per l'idea e poi per la presentazione. Grazie. Avevo solo un po' di domande velocissime. Allora, banalmente, perché web app e non sito responsive? E poi, vedendo il tuo progetto, mi sembrava che un link interessante potrebbe essere community di artisti. Quindi io ho una bella idea, dove trovo un artista che so che è valido, che può dare visibilità, tra virgolette, alla mia idea. Quindi magari se avevi previsto delle integrazioni con qualche community. E poi come pensi di regolamentare lo sharing con i social esistenti? Se hai già pensato è possibile mettere mi piace alla causa o non è possibile, insomma come vedevi l'interazione tra questo social e quelli già esistenti? Allora, ovviamente l'integrazione con i social è completa, nel senso che ogni volta che io posto una fonte qui, o che lascio un'opinione o partecipo a un rating, automaticamente tutto viene riportato per esempio su Facebook. Quindi creare un'applicazione per Facebook che monitori la mia attività qui e pubblichi tutto di conseguenza, proprio per attirare ancora più gente su questa piattaforma. Per quanto riguarda la scelta tra web app e sito responsive, ho pensato semplicemente che l'utente sulla piattaforma deve avere una certa esperienza che potrebbe essere, che sulla piattaforma è vissuta in questo modo, per come la vediamo qui. E fare un sito responsive del genere non era. L'utente alla fine non avrebbe vissuto la stessa esperienza, anche rapportata poi allo strumento che utilizza. Quindi mi sembrava più pratico per l'utente stesso fargli utilizzare un'applicazione web. Poi l'altra domanda, scusa. Allora, noi in realtà abbiamo già con... Noi parlo io, Democratico. Abbiamo già contattato diversi artisti. Abbiamo proprio, prima, per capire se il progetto potesse interessare anche a loro, che non è una realtà facile quella degli artisti, perché molti non sono d'accordo a lavorare per soldi, su commissione, solamente vogliono lavorare su ispirazione. Quindi ho contattato alcuni artisti anche attraverso insegnanti dello IED che ovviamente bazzicano sul sistema ed erano tutti molto interessati al progetto, sia per le possibilità di guadagno che offre, perché comunque il brand paga l'artista per sviluppare completamente la campagna, sia un po' per la visibilità che loro stessi, anche lavorando gratuitamente, potrebbero ottenere da un sistema del genere. Quindi community di artisti assolutamente sì. Speriamo di portarla avanti. Grazie. Qualche altra domanda? Grazie mille.